Visio Selfie. Ciao, stai cercando una nuova serie TV da vedere? Magari ti sei imbattuto in un nuovo titolo che è Kostas, nato dalla penna dello scrittore Petros Markaris, in onda su Rai 1 e disponibile su Rai Play. Bene, io ho visto la settimana scorsa il primo episodio e al contrario di quello che faccio sempre, non ho voluto aspettare a registrare un mio breve, mio personale parere e l'ho fatto subito, lo condivido subito con te. Allora, cosa dire? Io devo dire che amo molto, apprezzo tantissimo i protagonisti, ovvero Kostas Karistos, interpretato da Stefano Fresi, e la moglie, interpretata da Francesca Einaudi. Loro sono veramente sempre grandissimi e anche in questo caso sono veramente bravi. Loro, su di loro non c'è nulla da dire, sono veramente un gioiello, i gioielli della corona di questa serie. Perché per il resto, purtroppo devo dire che i dialoghi sembravano più dialoghi letti anziché vissuti. Quando tu guardi una serie TV, specialmente una serie magari crime, ormai siamo abituati a vedere un certo tipo di recitazione, come se fossimo presi nell'azione, come se tutto fosse reale. In realtà la sensazione che dà me è la sensazione di un copione letto, quindi le battute sono molto, si sente la penna, ecco, poco naturali, molto letterarie, ecco. Bisogna anche dire che nel cast, senza fare nomi e cognomi, ahimè, c'è un alto grado di cinofilia, diciamo così, ecco, talento canino. Fatto salvo i due protagonisti, che sono veramente grandissimi, nulla da dire. Purtroppo, per quanto riguarda poi la narrazione, i colpi di scena, a mio parere, sono tutti telefonati, è chiaro. Nonostante il colpo di scena finale, sul quale non posso troppo sbilanciarmi perché se non hai visto la puntata non voglio rovinarti, non voglio spoilerare, non voglio rovinarti il gusto di vederti la serie, ecco, il colpo di scena finale in realtà qualcosa, se guardi spesso serie crime come me, lo avevi già potuto intuire fin dall'inizio. Non si dice nulla su questo personaggio, sul colpevole. Una piccola frase che può mettere lì un semino di "ma questo qualcosa ha combinato", anche se non pensi che sia veramente, diciamo, tutta farina del suo sacco. E però c'è da dire che intuisci subito che questo c'ha l'espressione colpevole. Non sai perché, perché ancora non è dato sapere, ma già anche all'inizio capisci che costui ha combinato qualcosa, ha troppo la faccia da cane bastonato. E non voglio dirti di più, perché se non hai visto l'episodio puoi capire dalle mie parole dove si va a finire, ecco. Mi spiace, ecco, e soprattutto c'è una piccola cosa che non mi si toglie dalla testa, anche perché il confronto con un altro commissario nato da penna letteraria, commissario mediterraneo, è proprio lì servito sul piatto d'argento, addirittura proprio su Rai 1 è andato in onda, il confronto con Montalbano è evidente, anche sia per le sue origini letterarie che per la sua mediterraneità, diciamo. Persino l'anatomopatologo è un signore, è un dottore al quale si fa dono di dolci, e non dico nient'altro, ovviamente. Ecco, molto carino invece ho trovato l'omaggio all'autore di Kostas fatto all'interno della puntata. Questa è una cosa molto simpatica, ecco. Però dicevo, il confronto con Montalbano è lì. E purtroppo è un confronto assolutamente impari, mi dispiace per tutto lo sforzo profuso. E d'altra parte è un personaggio greco, la serie girata in Grecia, e però tutto il cast è fatto da italiani, quasi la maggior parte. Addirittura un personaggio mi è sembrato di percepire un lieve accento piemontese, ecco. La cosa, insomma, mi ha un po' lasciato perplessa e mi chiedo cosa direbbe un greco di tutto ciò. Mi dispiace, purtroppo ecco, non,
ho fatto questa recensione subito dopo la prima puntata perché temo che non la rivedrò, perché tutto sommato, ecco, tutta la puntata è stata, mi spiace dirlo, una mattonata sui calli. Mi spiace, signor Fresi, signora Einaudi, vi prego, non me ne vogliate, perdonatemi, io vi amo tantissimo, però siete meravigliosi, però io mi fermo qui, grazie.